G12, bentrovati, edizione di lunedì 12 novembre. Buon inizio di settimana a tutti voi. Andiamo a sentire subito i principali titoli della giornata. Sit-in questa mattina per l'avvertenza policlinico. Lavoratori, cittadini e politici uniti contro il mancato accreditamento della regione. Commemorazione in tutta l'isola per la strage di Nassiriya a Sassari, la deposizione di una corona d'alloro con i sassarini e il presidente Ganau. Lutto nel mondo del cineclub, scomparso Nando Scanu, una vita dedicata al cinema e all'associazionismo, fondatore del cineclub di Sassari. Questi dunque i principali titoli di questa edizione, lo avete sentito, partiamo dalla pagina dedicata all'avvertenza del Policlinico. Policlinico a rischio chiusura, questa mattina un'assemblea pubblica convocata da tutte le sigle sindacali congiuntamente nel piazzale della struttura. Il mancato accreditamento dalla regione ha messo in discussione anche la trattativa di acquisto. A rischio ci sono 200 posti di lavoro. Sentiamo. Siamo qua a manifestare la nostra rabbia, perché dopo 97 anni di storia una clinica come questa non può chiudere. Cosa è rimasto ai sassaresi? I soldi per la sanità non vengono spesi per erogare prestazioni, ma per traslochi. Tutto il Palazzo Rosa sta traslocando in Piazza Fiume, da Piazza Fiume traslocano in via Catalocchino, quelli di via Catalocchino traslocano a San Camillo, da San Camillo traslocano a via Tempio. E l'azienda non è più un'azienda sanitaria, è l'ATS, azienda Traslochi Sardi. Un'assemblea pubblica convocata questa mattina congiuntamente da tutte le sigle sindacali per discutere sull'avvertenza policlinico. La storica struttura sassarese infatti rischia la chiusura. Già mercoledì potrebbero partire lettere di licenziamento per i 200 lavoratori. Il mancato accreditamento regionale del presidio ha compromesso anche la trattativa di acquisto da parte di Mobilita, società che ha già firmato un preaccordo. I lavoratori hanno chiesto che la regione revochi questa decisione. Vogliamo continuare a lavorare, cioè teniamo presente che 200... persone lavorano qua dentro, quindi non sono, come diceva il sindacalista prima, solamente le 200 persone che lavorano qua, ma c'è tutta una serie di cose legate a questo lavoro, quindi l'utenza, i pazienti. Noi vogliamo che questo non succeda, anche perché il Policlinico è la struttura privata unica nel nord Sardegna. Nel documento firmato dalle organizzazioni sindacali si legge che la mobilitazione non cesserà fino a che non vedranno nero su bianco che i posti di lavoro e la struttura saranno salvi. Nel piazzale antistante il Policlinico hanno partecipato, oltre ai lavoratori, numerosi cittadini e politici di tutti gli schieramenti. E all'assemblea hanno partecipato numerosi politici di tutti gli schieramenti, il sindaco di Sassari, alcuni assessori, molti consiglieri sassaresi, diversi consiglieri regionali e il vicepresidente del Consiglio Antonello Peru, tutti unanimi nel chiedere con forza alla regione la revoca del mancato accreditamento. Sentiamo. Sarà una settimana decisiva per il Policlinico. Oltre all'assemblea pubblica di questa mattina, già nel pomeriggio le sigle sindacali verranno ricevute dal prefetto Giuseppe Marani e dallo stesso prefetto che ha convocato per domani un vertice che potrebbe essere fondamentale, con l'assessore regionale alla sanità, i dirigenti della nuova società, le rappresentanze sindacali e il sindaco. Non deve chiudere perché intanto è una realtà non soltanto storica, ma offre dei servizi che altrimenti non verrebbero offerti da altre strutture. E inoltre non deve chiudere perché chiaramente non si tratta solo di salvare posti di lavoro, che è una cosa essenziale dalla quale non si può prescindere. Non deve chiudere perché è l'unica realtà privata, naturalmente convenzionata col sistema pubblico, del centro nord Sardegna. E se ci sono manovre, direi forse anche occulte, che ormai si stanno palesando, di voler creare una difficoltà proprio nel momento in cui si stava per concludere una trattativa, credo che queste debbano essere sventate. In questo momento occorre sospendere la revoca, perché fino a ieri e fino a oggi, fino a questo momento, le strutture del Policlinico, pur avendo delle lacune che sono simili dal punto di vista tecnico a tutte le strutture sanitarie sarde, consentendo la sospensione della revoca, dell'accreditamento, questo consente agli investitori di prendere in carico una struttura che funziona. All'assemblea di questa mattina gli interventi dei politici, che erano presenti da tutti gli schieramenti, hanno puntato sul far fronte comune per chiedere alla regione di revocare la sospensione dell'accreditamento. E in questi giorni, non più tardi di domani, chiedere all'assessore alla sanità e alla loro struttura la sospensione attraverso gli strumenti che noi abbiamo a disposizione come consigli regionali. Con una mozione subito questi giorni presentata
all'unanimità. Ora non resta che aspettare il vertice in prefettura per capire le prossime mosse. E chiudiamo la pagina dedicata all'avvertenza policlinico, su cui ovviamente non mancheremo di darvi conto di ulteriori aggiornamenti anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Andiamo invece adesso a parlare di elezioni regionali. Ieri i parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle si sono riuniti ad Oristano per fare il punto della situazione all'indomani della rinuncia alla candidatura di governatore di Mario Puddu. L'incontro si è concluso con la decisione di chiedere al capo politico Luigi Di Maio la riapertura della piattaforma Rousseau per una nuova iscrizione delle candidature alla carica di Presidente della Regione ed una sollecita votazione di tutti gli iscritti al Movimento. 15 anni fa, cambiamo pagina, l'attentato terroristico di Nassiriya in cui morirono 28 persone, tra questi molti militari e un maresciallo di Sant'Antioco, cerimonia di commemorazione in tutta l'isola, anche a Sassari. Ce ne parla Sandra Sanna. A 15 anni di distanza il ricordo dell'attentato terroristico che causò la morte di 28 persone, tra cui 19 soldati italiani impegnati in missione in Iraq. Tra questi il maresciallo Silvio Olla, originario di Sant'Antioco, che il 12 novembre del 2003 perse la vita in quel tragico boato. Le vittime di Nassiriya sono state ricordate in tutta l'isola, in varie cerimonie. A Sassari la deposizione di una corona di alloro in largo Polaris, in via Budapest, la presenza dei vertici della Brigata Sassari, del prefetto Giuseppe Marani, del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganao e di alcuni esponenti politici come il deputato Ettore Licheri. Allora a raccontare il tragico episodio al mondo toccò al colonnello del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, Gianfranco Scalas, che svolgeva il compito di addetto stampa dell'esercito. 8:39, ora irachena, del 12 novembre 2003. Un boato e il cielo squarciato da una nuvola alta nera di fumo, nelle radio rimbalzano grida, urla. E poi la corsa folle verso la città e il silenzio terrificante, la disperazione della ricerca, l'orrore e le tue forze si arrendono nella mente offuscata. 15 anni, ma noi non dimentichiamo. Lo scrive oggi sulla sua pagina Facebook. Ed ora un lutto: è scomparso lo scorso fine settimana Nando Scanu, una vita dedicata al cinema e all'associazionismo, fondatore del Cineclub di Sassari e protagonista della rassegna Sardinia. Marco Sanna. È scomparso a Sassari uno dei grandi protagonisti dell'associazionismo culturale cinematografico, Nando Scanu, pioniere del cinema neorealista nella Sardegna del secondo dopoguerra e fonte di ispirazione per tanti giovani appassionati filmmaker. Nato nel 1934, una vita dedicata al cinema, è stato socio fondatore del Cineclub di Sassari, recentemente impegnato nel Sardinia Film Festival e nella collaborazione con i diari di Cineclub. La sua originaria passione per le immagini lo aveva portato giovanissimo a frequentare il maestro Carlo Perella, fotografo di fama e socio della Royal Photography Society di Londra, che lo aveva introdotto all'attività cinematoriale in quel tempo in rapida espansione nell'isola. Tra il 1952 e il 2002 ha prodotto e collaborato alla produzione di circa 15 film, con un'attitudine alla ricerca ispirata al neorealismo, in particolare a Rossellini e De Sica. Nel 1951, assieme a Bruno Ricci e a Silvio Bredo, poi affiancati da Pinuccio Fara e Benito Castangia, aveva costituito il primo nucleo portante del Cineclub di Sassari, di cui è poi stato presidente dal 1951 al 1959 e per tanti anni ancora fino al 2004. E siamo alla pagina di cultura, un giovane talento internazionale domani nella sala Sassu del Conservatorio alle ore 19 sul palco la pianista coreana Min Jung Baek con musiche di Beethoven e Bach. Sentiamo. Domani alle 19 nella sala Sassu del Conservatorio il recital della giovane pianista coreana Min Jung Baek, ospite dell'istituzione all'interno di un programma di scambi artistici e didattici con il paese asiatico. Min Jung Baek ha iniziato a studiare il pianoforte a 4 anni e ha dimostrato il suo talento già dalla prima competizione a 5 anni. Ha vinto più di 50 concorsi nazionali in Corea e in seguito ha continuato a riscuotere successi in concorsi internazionali. Min Jung ha tenuto il suo primo recital pubblico all'età di 8 anni e a 10 anni ha eseguito il concerto per pianoforte numero 1 di Beethoven. A 13 anni aveva già tenuto recital e concerti a Seattle negli Stati Uniti, in Russia e a Zurigo.
Da allora il suo tocco sensibile, la sua espressività e il forte fascino carismatico l'hanno portata a esibirsi nei più importanti teatri europei e in tutti gli States. Molto interessante e impegnativo il programma presentato dalla pianista, che comprende la sonata opera 111 di Ludwig van Beethoven, la ciaccona in re minore di Bach nella celebre trascrizione di Ferruccio Busoni, e infine i preludi opera 23 numeri 4-2 e le variazioni su un tema di Corelli opera 42 di Sergei Rachmaninoff. Ed ora la lirica, tutto esaurito anche nella replica del Rigoletto. Ora la parola passa ai giovani melomani, che potranno scrivere e pubblicare il sequel del melodramma verdiano dal momento in cui Gilda muore tra le braccia del padre. Vediamo il servizio. Era annunciato come uno dei titoli più attesi della stagione lirica e non ha deluso le aspettative, tutto esaurito infatti per il Rigoletto, l'opera di Giuseppe Verdi, anche nella replica di domenica. Applausi a scena aperta per le aree più famose come La donna immobile, Vendetta, Tremenda vendetta, Cortigiani, Vil brazza dannata o ancora Questa o quella per me pari sono. Un melodramma tra i più conosciuti, tanto che i titoli delle arie sono entrate nel linguaggio comune. L'orchestra dell'Ente Concerti è stata diretta da Matteo Beltrami. Ora la parola passa ai giovani, che avevano assistito all'anteprima nella prova generale. Saranno loro infatti a scrivere il sequel del Rigoletto, raccontando cosa accade dopo la chiusura del sipario con il buffone di corte che vede morire tra le braccia la figlia Gilda. I giovani melomani potranno scrivere le loro idee alla mail info@classica.tv. La più interessante sarà pubblicata sul quotidiano La Nuova Sardegna. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio con la pagina sportiva. In primo piano il basket in carrozzina, esordio vittorioso del GSD Porto Torres nella Serie A di basket in carrozzina sui legni del palazzetto dello sport Alberto Mura. Nella prima giornata del massimo campionato FIPIC, la formazione allenata da coach Lamine Senem si è imposta con il punteggio finale di 64-54 sulla Cimbiero HS Varese, una buona prova per i bianco-blu contro un'avversaria che non si è mai arresa. Ed ora la quarta di copertina, la vignetta di Cesare Carta. Quindi, caffè decaffeinato, birra analcolica, latte senza lattosio, cosa dobbiamo aspettarci? Più nulla, è arrivata la canna senza cannabis. Prima di chiudere, una ultima ora, una tragedia colpisce l'arma dei carabinieri. La notte scorsa un giovane carabiniere di 22 anni in ferma volontaria si è suicidato presso la sua abitazione a Porto Torres con la propria pistola di ordinanza. Il militare aveva da poco terminato il corso d'allievo carabiniere a Reggio Calabria ed in serata avrebbe dovuto raggiungere la stazione carabinieri di Milano Monforte, presso la quale era stato destinato. Il militare nel 2012 aveva perso il padre, ispettore capo della polizia e punto di riferimento per il pugilato nella città turritana. E questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questo TG sul nostro sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. inoltre, se siete in possesso di un decoder Sky, ci trovate al canale 50-12. Potete seguirci anche sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e auguro a tutti voi un felice proseguimento di giornata. Arrivederci.